Sono le 7:40 minuti e 17 secondi di giovedì 11 giugno. Le immagini che state vedendo arrivano in diretta dalla Garbatella, quartiere romano storico che ha appena compiuto 100 anni. Ed è proprio lì che andremo tra pochissimo con le nostre telecamere per parlare di street food. Un settore giovane che coinvolge oltre 25.000 aziende, 25.000 imprese più l'indotto. Un settore che ha vissuto momenti difficili durante la quarantena, che li vive ancora. Allora ascoltiamo la loro voce. Andiamo subito dalla nostra Mariella Anziano per fotografare la situazione di questo comparto e vedere anche se ci sono soluzioni concrete. A te Mariella. Sì, Roberta, buongiorno. Hai detto bene, siamo alla Garbatella, questa è Piazza San Eurosia, che è un po' il centro storico di questo quartiere che compie 100 anni. Tutto quest'anno sarebbe stato un anno di festeggiamenti e a questi festeggiamenti avrebbero partecipato appunto tutte le aziende, che sono 1500 soltanto nel Lazio, dello street food. Che cos'è lo street food? Ce lo racconta subito Luigi D'Amico, che è il fondatore della TTS Food, un'agenzia che organizza eventi, ma eventi. Stiamo parlando di eventi importanti, il concertone di Capodanno, del torneo di rugby Sei Nazioni, degli europei di padel, insomma una serie, gli open di golf, insomma parliamo di un settore importante per eventi importanti. Luigi, allora qual è la situazione adesso? Buongiorno a tutti, la situazione è che noi siamo attualmente fermi, lo street food solitamente parte in primavera e invece in realtà da gennaio, che eravamo pronti per la partenza, ci ritroviamo ad oggi che siamo tutto il settore a livello nazionale ancora fermo. Siamo 25, certo, perché dobbiamo dire che questo è un lavoro stagionale, no? Va avanti da marzo a settembre, massimo ottobre, quindi le imprese che sono appunto, ripeto, 1500 nel Lazio, sono ferme da ottobre 2019. Si aspettava cosa? Che poi chiaramente è saltato con la pandemia. Si aspettavano quali eventi che dovevano iniziare? Si aspettavano tantissimi eventi, proprio anche ce ne sarebbe stato uno qui, no? A Garbatella, che sarebbe stata la terza edizione, dove abbiamo un successo enorme e saremmo dovuti partire a marzo con varie attività su Roma e ad oggi sono stati annullati quasi 8 eventi. Luigi, io dopo tornerò da lei, però volevo andare da Alessandro perché vi voglio far scoprire, ecco, vedete in lontananza una delle piccole imprese, non so se Stefano riesce a riprendere, le apette, i piccoli truck che si vedono in giro per Roma, per gli eventi. Allora Alessandro, voi avete anche un po' diversificato le vostre attività, lei si occupa di cosa? Cioè, noi cosa propone? Io sono Alessandro, buongiorno di Food Family. Noi siamo proprietari e gestori di più brand, quindi dalla nostra dark kitchen, quindi il nostro laboratorio, prepariamo i menù. Perché poi voi avete anche degli chef che vi organizzano. Assolutamente, ecco. Sì, il nostro staff, il mio staff era abbastanza ampio. A causa della pandemia sono stato costretto a ridurlo. Lo chef e altri ragazzi che sono rimasti con noi abbiamo continuato a preparare il nostro menù e ci siamo organizzati, con la consegna a domicilio nella zona di Roma Sud. Questo quindi la gente vi chiama e vi fa portare. Lo consegniamo noi a domicilio. Io andrei anche un secondo da anche Alessandro. Alessandro, lei invece che cosa propone ai clienti? Noi facciamo cucina di pesci. Quindi cucina di pesce, lei nello street food fritti. Sono cose molto ben organizzate e anche lei in questo periodo si è reinventato. Sì, abbiamo aperto un piccolo bistrò dove facciamo anche da lì consegne a domicilio, delivery, o Just Eat, Glovo. Perché altrimenti lei sarebbe stato fermo. Siamo stati quei 40 giorni fermi, ci siamo inventati qualcosa per ripartire. Qualcuno di voi ha preso i 600 euro? Euro più 600 sì, a noi ci hanno messo a arrivare, però nell'arco di una settimana poi sono arrivate entrambe le rate, ecco, quindi a voi perché qualcuno infatti mi diceva che non aveva purtroppo ricevuto né quello né la cassa integrazione. Per ora ci fermiamo, ci torniamo tra pochi minuti. Viviamo lo street food, torniamo da Mariella, a te. Sì, eccoci, questa mattina diamo voce proprio a tutti gli operatori dello street food, un comparto da 200 milioni di euro all'anno, un fatturato importante. Allora, senza eventi, dicevamo prima, non si lavora e quindi però loro hanno tante particolarità. Manuel, per esempio, vieni avanti, buongiorno. Buongiorno. Anche tu hai privilegiato la tradizione culinaria, sì, di questa regione. Esatto. Cioè tu, per esempio, proponi arrosticini. Arrosticini.
intestini di pecora, chianina e patatine fritte a spirale. Io sono il proprietario del brand Ape Magna, noi giriamo da quasi 6 anni su Roma e non solo, e purtroppo ci siamo trovati anche noi in questa situazione un po' surreale. Tu però non hai scelto di fare il delivery? No, assolutamente no. Hai preferito insomma attendere? Ho preferito attendere, sperando che le istituzioni si accorgano anche del nostro settore, che è stato un po' abbandonato in questo momento, e ci facciano insomma ripartire, perché abbiamo tutti bisogno di lavorare. E noi, avendo un lavoro anche stagionale, che lavoriamo maggiormente da marzo a settembre, diciamo, abbiamo perso praticamente un anno. Ma sapete quando è che potrete ripartire? Noi siamo fiduciosi che a breve si riparte, speriamo già da luglio di iniziare a fare qualcosetta, insomma. Fabrizio, lei pure insomma aspettava chiarezza nelle linee guida. C'è stato un incontro il 5 di giugno. Però voi siete anche un comparto un po' ibrido. È ibrido perché comunque sia noi abbiamo un codice Ateco che fa parte della ristorazione. Siamo stagionali, siamo legati al turismo, siamo legati agli spettacoli, quindi un po' tutto insieme, dove tutte le istituzioni si sono comunque dimenticate di noi.